Guarda che la ruota è buona, eh. Cioè la ruota non si è fatta niente, eh. Devo cambiare il cerchio. Scusa, ma non si può provare a gonfiarlo? Vai Mauri, fai un riassunto di quello che è successo. Partiamo dal. Stavamo arrivando giù. Io e Nina stavamo litigando. Ecco, è colpa di Mauri. Aspetta, vai. Sei un cretino, hai capito? Basta, coglione, basta, basta. No, c'era un. Attenta! No, no, voglio una cosa più scientifica. Cioè, la grassa è passata addosso quando ha finito. Allora, stavamo vedendo giù, stavamo litigando io e Nina, qui chi è che parte sempre per prima per litigare. Allora lei era un attimo distratta, ha tagliato un po' la curva e colpendo il pezzo di cemento armato compreso di questo bellissimo. Che mi ha rotto il cerchio. Ferro. E fai ombra, non vedo. Esatto. Questo ferro che esce fuori dal cemento armato si è sentito. E poi dopo una serie di liturgie madonnali una dietro l'altra. Vai a far vedere cosa è successo. Portaci sul veicolo. Cioè, io ho guardato se le macchine di là. Se c'era l'erba fino a un metro prima, ho detto. La sfiga vuole una possibilità su un miliardo e mezzo. Che il ferro ha preso. No, qua sotto nel cerchione e l'ha tirato su in modo che ovviamente uscisse tutta l'aria bucandosi, ovviamente il cemento qua invece ha sfregato rovinando un po' la carrozzeria. Il problema è che la Clio GPL esce senza ruota di scorta e c'ha il kit per gonfiare, però ovviamente funziona se con piccoli buchi o chiodi. Con il cerchione piegato non può minimamente funzionare. Abbiamo chiamato l'assistenza. Sì, pronto. Un mio collega l'ha offeso. Dov'è che siamo qua? Vicino a 2 chilometri da. Ma da che. Siamo venuti su seguendo il fiume. Quindi lei viene da Castelnuovo Monti. Noi praticamente siamo venuti da San Polo e voltavamo per andare a Piagnolo, che è una frazione di Vetto, e praticamente abbiamo forato proprio siamo sulla statale, cioè quella che da San Polo porta a Castelnuovo Monti, cioè di fianco c'è la ceramica Sadon. Chiedigli se ha un rotino lui. Un attimo che ripasso. C'è di nuovo lei, perché volevo chiedergli se avevano il rotino. Sì, pronto? Va via e via Bugolo. Sì, ma no, ma al tipo gli ho detto Sado, ho già capito. Anche. A me personalmente l'ha cambiata una o due volte. Però. Aspetta, l'arma dov'è? Freno mano. Guarda un attimo l'attacco. L'hai già identificato? Arma, vuoi luminosità? No, guarda l'attacco. Qui. Guarda l'attacco, Mauri. Vedi che quello lì sì. Più che altro anche la prima, cioè no? Mauri, guarda l'attacco. No, metti la marcia. Sì, guarda, vieni qua. MVFR C9336. Messo anche la prima, messo? Sì. E T43. Sì. Sì. Solo che qua ci sono già tanti baldi maschioni. E io passo. Vuoi che me lo metta io? No, ma ad Armando sono io. Esatto, Armando, mettiti dalla multa. Venite giù di strada. Siamo in 50 fuori. Bisogna avere 50 giubbotti. Ma qui è che siamo un armato, non giubbotto, secondo me. Ma dentro perché se passano per sigaretta la multa.
Cazzo, è l'albero di Natale. Andiamo gli salto le trasporto. Oh, se si è fermato un signore. Comunque se rubavano una tovaglia era meglio. Sì. No, non gliel'ho chiesto perché era una brava, erano 5 attacchi. Hai già cliccato tutto? Cioè, deve investirmi in triangolo. Forza, per forza. Sì, mi piace. Ok, scendiamo. Tiriamo. Noi abbiamo fatto un danno di un centinaio di euro. Quindi. Forse qualcosina di più con la veniciatura. Ah, fortuna che doveva essere 21 euro. Cosa? Circa 21 euro. Ce li mette tutti Mauri. Sì, non è neanche stragonfissimo. Beh, il kit salvagomme non ce l'ha il gonfino, no? Sì. Nel caso... No, no, gli si rovina la gomma. Sì, si sputtana la gomma. Allora. Metti via il click che adesso metti... Dammi cosa che devi stringere. Questo qua. Scarica da terra. Dei quattro pestoni. Queste cose ce le avete nel DNA? Voi? Sì, più o meno sì. Io l'ho cambiata di vicino di casa. Sì, perché tipo, io non so da dove partire. Parti anche noi, cioè, voi fanno con l'intelligenza, non con queste cose. No, infatti era una cosa, se non altro qualcosa sentite. Poi io non ci pestono perché sennò vado oltre i 14 kg, eh. No, ma va bene. No, ma quindi no, dagli lo stesso con il piede. No. Non si ci dà più col piede. Davvero? Io cognato usa sempre la chiave a chili, se no le spanna. No, tuo cognato sarà 200 kg. Sì, ma è 140 kg, eh. Sì.